Ciao a tutti ragazzi, benvenuti a un nuovo video. Oggi parliamo del Sognatore di Lainey Taylor, uno young adult fantasy di cui si sta discutendo molto. A me è piaciuto, ma con riserva. C'è molto da dire su questo romanzo, infatti ho deciso di dedicargli un'intera recensione, che sarà divisa in una parte non spoiler ed una parte spoiler per chi invece ha letto il libro. Premetto che sarà molto difficile parlarvi in maniera non spoiler di questo libro, perché la particolarità del romanzo è quella di tenere molto alta la soglia del mistero, anche a narrazione inoltrata. Sono molte le rivelazioni, sono molte le cose da scoprire. È una storia che si svela poco a poco con lentezza, e lo dico in modo assolutamente positivo. Ci sta molto Lainey Taylor a farci entrare nel suo mondo, cerca di essere il più esaustiva possibile. È comprensibile perché il fantasy di Lainey Taylor è assolutamente originale e particolare rispetto agli altri, che magari possono avere già un immaginario precostruito. Pensiamo per esempio ai fantasy di ambientazione medievale. Alla fine non c'è molto da descrivere perché si capisce immediatamente in che luogo siamo e il lettore ha già delle armi con cui decifrare e interpretare quel mondo. Mentre quando si parla degli universi di della Taylor, spesso si parla di mondi completamente astrusi. Sono assolutamente originali e hanno elementi che vengono da tradizioni e generi assolutamente diversi. Ogni volta che mi trovo a descrivere i mondi di Lainey Taylor mi trovo in difficoltà perché sulla carta, quindi solo descrivendoveli, potrebbero sembrare delle enormi fesserie, però leggendoli funzionano molto. Questo libro ha degli elementi che vengono dalle Mille e una notte, dalla narrazione dei cherubini, degli angeli e in parte anche un po' d'Avatar. Ovviamente mi rideresti in faccia. Che idiozia ti stai leggendo? E invece funziona molto bene il tutto. Lainey Taylor ha una forte immaginazione e riesce a creare coerenza laddove invece non dovrebbe esserci. I suoi mondi sono assolutamente particolari e anche se tanti elementi sanno un po' di già visto, allineati come li allinea lei, inseriti nel mondo come li inserisce lei, alla fine hanno un che di originale, un che di inedito. In poche parole, secondo me, si inventa delle cose incredibili, quindi chapeau. Ma per andare più nel dettaglio sul libro, il titolo originale è Strange The Dreamer. Ve lo dico perché il protagonista si chiama Laszlo Strange. Questo ha un doppio senso in inglese perché Strange vuol dire è un cognome affibbiatogli sia perché lui è un orfano, quindi non si conoscono le sue origini, allora Strange, quindi estraneo, sconosciuto, sia però è in parte legato alla tradizione mistica. Quindi Strange significa anche in qualche modo magico. Lui fa il bibliotecario in una città in cui i sapienti in qualche modo sono le figure più importanti. Questi sapienti in realtà sono degli alchimisti, quindi in questo si inserisce un ennesimo spunto di ispirazione per Lainey Taylor, ovvero la Praga magica. Tra l'altro, Praga è proprio la chimera di Praga è proprio il titolo di un altro suo fantasy. Quindi alchimisti che cercano di alterare la materia attraverso una scienza che però sembra quasi magia. Laszlo però ha un'ossessione che risiede in una città lontanissima da quella in cui vive lui, ovvero la città di Pianto. Ne ha letto in alcuni libri e la sua curiosità si è subito ridestata perché Laszlo ha una particolarità, è un personaggio estremamente curioso, con una grande voglia di conoscenza e particolarmente intelligente. Laszlo è un sognatore, è un ragazzo che si nutre di storie, che si nutre di libri, in particolare legati appunto a questa città misteriosa. Pianto una volta era la città delle meraviglie, che i viaggiatori, i pochi eletti che riuscivano a trovarla, visitavano con piacere e ne tornavano con animali e oggetti esotici. Una città ricca, una città fiorente, che però improvvisamente è caduta in disgrazia. Adesso si trova ancora nel deserto, ma nessuno riesce più a trovarla e da quel luogo non è più arrivato nessuno. Tanto che attorno a questa città si è creata un'aurea di mistero. È passato talmente tanto tempo che le persone credono che non sia mai esistita. Quindi una sorta di mondo perduto. Il nome stesso potrebbe essere legato ad una maledizione, visto che è una città così bella, una città così particolare e fiorente, non poteva assolutamente chiamarsi Pianto. Ci sarà sicuramente una magia all'opera che ha cambiato le cose, quindi un avvenimento catastrofico che ha segnato le sorti di questa città. Ovviamente, manco a dirvelo, per un motivo o per un altro, Laszlo finirà a
pianto e da lì inizia la storia. L'altra protagonista si chiama Sarai ed è invece un abitante di pianto, quindi i due sono destinati ad incontrarsi. Su di lei purtroppo non posso dirvi niente per i motivi che vi ho detto prima, cioè questo è un romanzo di misteri e lei è il mistero principale, quindi non posso dirvi molto, vi posso solo dire che ha un potere particolarissimo legato ai sogni. Ah, un'altra cosa che posso dirvi è che ha la pelle blu, un po' come in Avatar. Questa cosa sinceramente non me la spiego, però... In generale mi sono piaciuti molto gli elementi magici della Taylor, perché più che essere magia da abracadabra con la bacchetta magica, sono poteri molto pericolosi, legati un po' al mistico, legati a una parte oscura che c'è dentro noi stessi. Anche l'alchimia è una scienza per cui bisogna pagare un prezzo per praticarla. Quindi c'è sempre questo lato ambiguo del potere che le persone hanno, c'è sempre un rovescio della medaglia. Ora, a parte la costruzione del mondo magico, che io ritengo essere molto originale, è vero, a volte ci sono degli elementi un po' what the fuck, non lo nego, però è anche molto ambiziosa, quindi capisco che la costruzione di un mondo così complesso e così strano, anche perché è molto strano, possa far insorgere a dei momenti un po' what the fuck. Ho già citato prima le persone con la pelle blu, che per me fanno subito Avatar, quindi un po' non me la spiego, ma poi c'è anche una sorta di, anche questo ve l'ho citato prima, ci sono dei riferimenti agli angeli, e io ogni volta che ci sono sti cazzo di riferimenti agli angeli, che tra l'altro ci sono anche nella Chimera di Praga, un altro fantasy della Taylor, io penso subito a quel telefilm tremendo che davano su Rai 2, quella tipa con i capelli rossi, un angelo per amico, una cosa del genere. Non lo so, a me sinceramente quella cosa degli angeli non mi piace, però in questo libro è solo un accenno, quindi gliela perdono. Stavo dicendo, a parte la costruzione del mondo originale, secondo me è molto immaginifica, e a parte anche i due protagonisti, che secondo me sono due protagonisti molto profondi, curiosi, intelligenti, sensibili, veramente ben costruiti, un'altra cosa che mi è piaciuta di più è sicuramente il tema di fondo del libro, cioè il messaggio che questo libro vuole dare. Diciamolo chiaramente, il fantasy comunque è un genere che uno scrive anche per divertimento, perché anche io lo leggo assolutamente per intrattenermi e per divertirmi, però spesso non ha delle cose, non ha tante cose da dire, tant'è vero che un problema dei fantasy è proprio che è pieno di epigoni, cioè alcune cose sono proprio la fotocopia della fotocopia di altre, mentre devo dire che il sognatore ha qualcosa di importante da dire, perché in fondo, e senza fare troppi spoiler, vi dico che questa è la storia di un conflitto etnico, è la storia di una guerra civile, è la storia di come l'odio fra due popoli può portare a delle conseguenze catastrofiche. Ora, quando si parla di guerra civile, sappiamo che non c'è uno schieramento buono e uno schieramento cattivo, perché la guerra porta a compiere delle azioni talmente scellerate che anche se in un primo momento c'era chi aveva ragione e c'era chi aveva torto, adesso le cose sono completamente ribaltate, perché tutti e due gli schieramenti sono macchiati di crimini orribili e quindi tutti e due devono portare questo senso di colpa. Diciamo che il libro riflette molto su come superare il passato, su come superare la storia, perché quando i due popoli sono fatti così tanto male gli uni con gli altri è difficile ricominciare, è difficile costruire una nuova realtà. La tolleranza e l'integrazione fra due popoli che si sono combattuti, anzi fra un popolo solo però diviso in due schieramenti che si è combattuto così a lungo, purtroppo non è assolutamente facile. Personalmente questo è un argomento molto profondo e molto complesso da affrontare, e sono contenta che Lainey Taylor l'abbia fatto anche in un libro per ragazzi, perché si fa capire come spesso non c'è per forza una parte giusta e una parte sbagliata, di come il male in realtà possa agire su tanti livelli e di come a volte non c'è veramente la possibilità di fare una scelta giusta per tutti. Tra l'altro le guerre civili sono praticamente all'ordine del giorno, fanno parte della nostra attualità, e il senso di odio e di paura che nutriamo gli uni con gli altri è quello che poi porta a tanti attentati terroristici, è quello che porta ai conflitti etnici più sanguinosi, eccetera eccetera. Quindi riflettere su queste cose ritengo che sia fondamentale. Lainey Taylor l'ha fatto in una maniera incredibile, cioè questo libro è riuscitissimo da questo punto di vista. Affronta questo tema in una cornice che comunque risulta godibilissima. Un'altra
un'altra cosa che mi è piaciuta molto sono i personaggi secondari. Ognuno di loro ha una ragione d'essere, ognuno di loro ha una storia particolare, anzi in realtà non ognuno di loro, nel senso che alcuni sono assolutamente trascurabilissimi e infatti secondo me questo libro ha troppi personaggi secondari, però quelli più rilevanti sono davvero quasi più interessanti dei protagonisti, anzi senza dubbio. Ovviamente il libro non ha solo aspetti positivi, ma anche qualcosa di negativo. In particolare devo dire che nonostante tutti i pregi che io possa riconoscere a Lainey Taylor, c'è una cosa che proprio non mi piace, ovvero la sua scrittura. Lei è una scrittrice molto retorica e che a volte esagera nell'aggettivazione, spesso scrive delle supercazzole, purtroppo questo è vero. Devo dire che l'ho trovata molto migliorata rispetto alla Chimera di Praga, soprattutto nei deliri d'amore, però permane comunque un senso di too much. Poi, non lo so, lei mette delle cose che dovrebbero avere un significato profondo, ma in realtà non voglio dire niente. Esempio: blu come i fiordalisi, o le ali di una libellula, o un cielo di primavera, non estivo. Allora, a parte che per me, appunto, quando vi dico troppo, è il questo, cioè blu come i fiordalisi, punto. Non blu come i fiordalisi, le ali di una libellula e il cielo di primavera. Ma poi, soprattutto, cosa c'entra un cielo di primavera, virgola, non estivo? Se è un cielo di primavera è ovvio che non è estivo. Tra l'altro questa è una perifrasi che lei usa, mi sembra, 2, 3, 4 volte. Non so, cioè, dovrebbe significare qualcosa che mi sta sfuggendo, non lo so. Comunque devo dire che la sua scrittura non è sempre così, è in alcune parti, laddove vuole fare un po' più il momento profondo, no? Allora si fa un po' più artificiosa, però tutto sommato non inficia l'esperienza di lettura. Bene ragazzi, io credo che la parte non spoiler finisca qui, perché in realtà tutte le cose che non mi sono piaciute o comunque su cui voglio discutere sono sicuramente nella parte spoiler. Per concludere vi dico semplicemente che a me questo libro ha colpito abbastanza, poteva sicuramente essere migliorato in alcuni punti, ma tutto sommato è esattamente quello che io mi aspetto da uno young adult fantasy, una storia intrigante, di intrattenimento, dove il mistero è fitto, dove i personaggi sono interessanti e dove appunto la storia si sviluppa con profondità e sensatezza. Quindi, nonostante le pecche, io lo consiglio vivamente. Adesso vi invito ad andare a leggere il libro se non l'avete ancora fatto, perché adesso inizia la parte spoiler. Il problema principale, secondo me, di questo libro, che poteva benissimo essere evitato, è la prevedibilità. In particolare il colpo di scena su Laszlo io l'avevo intuito da pagina 196, che per un libro di 500 e passa pagine direi che è un problema, perché quando tu capisci una cosa poi ti aspetti che succeda il più presto possibile perché tu l'hai già capita, e invece non succede presto, succede sul finale. Di cosa sto parlando? Laszlo ovviamente sa controllare il mesarzio. Questa cosa si capisce subito quando a pagina 196 viene detto che effettivamente un bambino aveva sviluppato le capacità di controllare il mesarzio, ma è stato allontanato. Ora, noi sappiamo che Laszlo è orfano, che viene da chissà dove, che ha sviluppato questa ossessione per la città di pianto anche in tempi non sospetti, quindi evidentemente viene da lì. Sappiamo che lui è comunque un predestinato, perché indovinato un po', è il protagonista di un libro, e quindi 1 più 1 fa 2. Ma non potevi scrivere che questo bambino era stato ucciso e poi invece il colpo di scena era che non era morto, che non era stato ucciso? Ti inventavi una storia secondaria per giustificare tutto questo, che ne so, che chi doveva ucciderlo aveva avuto un moto di pietà e l'ha lasciato andare, lui è scappato. Insomma, ci sono mille modi in cui potevi risolverla. E invece purtroppo no, lei ha scritto proprio a pagina 196 che questo bambino capace di controllare il mesarzio, che viene detto essere la cosa più importante di tutte, il potere più forte di tutti, è stato allontanato. Ma per favore, questo è un errore clamoroso, cioè questo è un autogol, perché un lettore appena più sgamato lo capisce subito. E il problema è che la rivelazione su Laszlo succede veramente alla fine del libro, e ci stai troppo tempo ad arrivare lì, quando il lettore invece aveva già capito dove stavi andando. Ecco, questo purtroppo è stato un problemone del libro per me. Un'altra cosa che mi ha un pochino infastidito è la stupidità di alcuni personaggi.
personaggi, perché la delegazione di El Sharawi, io lo chiamo così, in realtà non si chiama così, comunque vabbè, del capoccia di pianto, l'uccisore degli dèi, che non mi ricordo come si chiama, perché in questo libro hanno tutti dei nomi assurdi. Questa cosa mi ha un po' infastidito, perché capisco che è un mondo a parte e che volevi creare dei nomi originali e esotici, però tutti ce l'hanno e strani, cioè, ed è difficile, sono difficili da imparare questi nomi, e molti sono proprio finti, cioè si vede che sono parole a caso, cioè sono tipo suoni a caso che non sono anche cacofonici, tipo c'è una che si chiama Lexi con 13.000 X. I don't know. Comunque, dicevo, la delegazione di El Sharawi dovrebbero essere delle persone super intelligenti, dovrebbero essere le menti più brillanti di questo mondo. Ora, io dico, non sono un genio, però se sei una delegazione che deve scoprire che cosa fare con quella fortezza che sta sospesa su in aria, la prima cosa da capire non è proprio perché sta su in aria. Oltretutto, perché è un problema importante da risolvere al più presto, perché se una cosa sta su in aria, sopra la tua testa, è un po' una spada di Damocle. E indovinate qual è la particolarità della spada di Damocle? Già, che ti può cadere in testa in qualsiasi momento. E invece loro questa cosa non ci pensano mai, anzi non capiscono la cosa che io avevo capito al minuto zero, ovvero che le ancore non sono altro che degli elementi che creano, che sono disposti in cerchio perché creano il campo magnetico che tiene su la fortezza. Ma è ovvio, cioè chiunque abbia mai visto un film d'azione capirebbe una roba del genere. Cioè, è una cosa veramente semplice da capire, e questi qua invece, che sono dei geniacci, non la capiscono. Anzi, viene detta questa cretinata assoluta, e cioè che se tu... Cioè, loro vogliono distruggere un'ancora perché pensano che distruggendo le ancore la fortezza semplicemente andrà alla deriva. Ma secondo quale legge della fisica? Scusate, ma voi la conoscete la legge di gravità? Perché dovrebbe semplicemente scivolare via la fortezza? Ma piuttosto ti cade in testa, no? Ma mi sembra una reazione e una conseguenza logica più normale, no? E ovviamente questi cretini fanno un danno colossale, perché distruggendo un'ancora la cosa si inclina e eccetera eccetera, insomma tutta la cosa che sapete tutti. La cosa che mi dispiace è che tutti e due questi elementi, questi momenti what the fuck, sarebbero stati perfettamente evitabili con qualche accorgimento. Cioè, nel senso, non è che sono errori gravissimi della trama, cioè nel senso, risultano degli scivoloni bestiali se pensiamo alla trama nel suo complesso, però sono tutte cose grossolane che potevano benissimo essere evitate. Un'altra cosa che non mi è piaciuta è il triangolo fra Feral, Ruby e quell'altra, la giardiniera, anche lei ha un nome strano quindi non me lo ricordo. Allora, io capisco che tutta la narrazione comunque parla di guerra, parla di conflitto, parla di violenza, di stupro, quindi ovviamente tu dovevi inserire un elemento di leggerezza. Però questi tre sono dei tre deficienti che io ho odiato dall'inizio alla fine, cioè io questi tre li voglio vedere bruciati vivi. Cioè, ma perché questa qua non se li abbraccia tutte e due e vanno a fuoco? Perché sinceramente l'infantilismo di questa storyline è agghiacciante. Io non trovo che i triangoli siano sempre sbagliati, anzi, quando lei ha introdotto questa storia poteva essere simpatica, cioè poteva creare una situazione interessante e simpatica di gelosia, di, sapete, quelle scene un po' divertenti, un po' con delle battute ficcanti e così via. Purtroppo Lenny Taylor non ha un grande senso dell'umorismo, diciamolo pure, cioè questi libri in generale sono un po' pesoni, un po' pesantoni, e tutti hanno dei drammoni eccetera, e lo capisco, però comunque allora non devi mettere queste storie nel, perché se non sai gestire il livello leggero delle tue narrazioni non lo devi proprio mettere. Cos'è che mi ha dato fastidio? Mi ha dato fastidio innanzitutto il fatto che Feral è un personaggio con zero profondità, è un personaggio completamente inutile, che non sa cosa vuole della sua vita, io ancora 500 pagine dopo non ho capito se a lui piace qualche ragazza, chi gli piace, perché all'inizio sembra che gli piace Sarai, poi invece dice che forse vorrebbe sviluppare un amore con la giardiniera, dopodiché invece va con Ruby e allora dice, beh, Ruby però non è così male, verso la fine sembra proprio che si sia innamorato di lei. Boh, cioè un personaggio completamente piatto e inutile. Per non parlare di Ruby, allora innanzitutto già se sei una strafiga con i capelli rossi per me devi scomparire dall'universo degli young adult, perché ne abbiamo fin troppi di personaggi così. Apprezzo l'idea che abbia voluto costruire un personaggio comunque con una
propria autonomia, con una grande voglia di vivere, che vive serenamente la sua sessualità, molto sicura di se stessa. Ok, questo lo apprezzo, però lei è veramente una persona molto egoista e a tratti stupida, nel senso che se tu sei amica con qualcuno, in particolare con la giardiniera, com'è possibile che non ti accorgi che lei piaccia a lui? Cioè, sei un'amica di merda. Io capisco che vivete in condizioni critiche, che state per morire, la metà del tempo pensate al suicidio, quello che ti pare. Però, francamente, però in generale, tutta questa idea di far mettere quello con quell'altro è proprio una storia tappabuchi. Non sembra che le cose succedano più per caso che per una vera volontà. Ridicolo. Il fatto che la giardiniera, di cui tra l'altro ancora mi sono scordata di nu nuovamente il suo nome, non reagisca è veramente frustrante. Io anche sono una persona che non vuole litigare mai, che evita i conflitti il più possibile, però insomma ti hanno fregato il ragazzo sotto il naso, ma arrabbiati, ma fai qualcosa. Invece no, una cretinetta così. Insomma, tutta questa idea del triangolo io francamente l'ho detestata, poteva benissimo essere tolta dal libro, non c'entra niente con tutto il resto ed è piuttosto squallida, anche un po' soppoperistica così, cioè ti giuro, odio tutti e tre. Al massimo posso sperare in un rinsavimento di Feral che si metta con la giardiniera, ma più che altro per accontentarla, per darle questo contentino, perché lei è un'anima in pena, gente che si piange addosso, così non ne voglio, quindi spero che si mettano insieme loro due, Ruby muoia da qualche parte o si metta con qualcun altro e si chiuda questa storia in ridicola. Bene, parlando invece del finale, sono molto curiosa di sapere come diamine andrà avanti questo libro, cioè o lei diventa un fantasma e allora sarà nelle mani di Minia, o non ne ho la più pallida idea di cosa succederà. Vabbè, comunque, il prossimo libro esce in inglese ad ottobre e io ovviamente credo proprio che mi fionderò. So che nella parte spoiler ho parlato per lo più delle cose negative, ma in realtà sono tante le cose che mi sono piaciute di questo libro. In generale, come è trattato lo stupro, il discorso sulla memoria, sul fatto che loro vengono anche privati della memoria. E questa è una cosa che ricorda un po' cosa che appartiene un po' alla cultura dello stupro, ovvero il gaslighting. Il gaslighting è quando ti viene fatto credere che le cose siano andate in un certo modo, è una sorta di manipolazione psicologica in cui ti vengono date delle false informazioni, dei falsi ricordi e ti viene detto che sono veri. Ed è un modo per disorientare la vittima e farle credere che in realtà quello stupro, quella violenza in realtà non ci sono mai state ed è tutta una tua invenzione. O comunque le cose ti vengono rigirate in modo tale che sia colpa tua se ti è successo qualcosa. E secondo me questa è una cosa che lei ha saputo rendere attraverso una metafora, questo dio dell'oblio che ti fa dimenticare le cose in maniera perfetta. Anche il fatto che molti dei personaggi vengono menomati dagli dèi e non si ricordano come è un po' una metafora per dire che queste persone sono private di una parte del loro sé. Mi è piaciuta molto anche la dea della disperazione che viene che appunto soggioga le persone affinché la amino, ma allo stesso tempo loro la odiano. E quindi è un rapporto di odio-amore che si può instaurare fra appunto vittima e carnefice. In generale, io ritengo che la Taylor sia stata veramente molto in grado di parlare di cose molto gravi e molto pesanti in maniera precisa, senza essere superficiale, senza sviare troppo da quello che è invece la storia, fantasy, che può essere anche quella di intrattenimento, che può piacere a tutti, e allo stesso tempo dando un messaggio positivo, che è comunque quello di vivere secondo giustizia, secondo la propria giustizia, al di là degli schieramenti, perché Laszlo e Sarai alla fine cercano dei modi indipendenti di agire, indipendenti dai loro schieramenti di appartenenza, diciamo così. Quindi è uno young adult fantasy molto maturo, secondo me, e con qualche scivolone, indubbio, però io lo promuovo assolutamente. Alla fine, per giudicare tutto il lavoro della Taylor occorre leggere il sequel, che appunto non vedo l'ora che esca. Bene ragazzi, per questo video è tutto, io vi rimando all'info box dicendo che trovate i link di affiliazione se volete appunto comprare Lainey Taylor, il sognatore, qui sotto trovate i link per farlo, io ricevo una piccola commissione sul vostro acquisto. Inoltre potete anche aiutare il canale con un simbolico caffè tramite PayPal e trovate anche i miei social se volete seguirmi in altri meravigliosi luoghi di internet. Io come al solito vi mando un grande bacio, a voi le vostre mamme e ci vediamo al prossimo video, ciao!